ragionando sul da farsi, adesso non mi resta che passare bene l'impianto elettrico, mettere a posto tutti i cavi e soprattutto cablare la parte di sotto, per poi finalmente sistemare gli scaffali, fare spazio, avere spazio e pulire tutta la polvere che adesso è ovunque. L'orrore della polvere è qualcosa di... necessita l'uso della violenza a volte per adattare questa. Quindi sarà violenza anche in casa. Anche in casa è violenza. E quindi... Bene, è violenza sia pure qui sotto. Ho probabilmente bucato troppo, ma ormai è fatta. Ora sì che ci entra. Ora sì, devo scavare un pochetto qua, giusto per mantenermi un attimo. Avrò finito? Ho finito. Sarà storta? È probabile. Me ne fotterò? Certo, io me ne sbatto. Bene. Oh, molto bene. Fare un troiaio volume 2. Ho del cemento. Devo in qualche modo fissare questa. Toglierò la staffa di metallo. E questa andrebbe qui. Grazie al cemento, solo che noi non abbiamo mai fatto una cazzata del genere, quindi ci proveremo. Ora per buttare l'acqua e bagnare qui useremo il metodo Masai, cioè berremo e soffieremo l'acqua. Il metodo Masai. Adesso applicheremo del cemento e ora sarà da ridere. Perché qua applicare il cemento per me. Beh, oddio, pensavo peggio. Potrebbe già bastare. Io sto applicando sapientemente.
ho appena tappato il buco. Vediamo se riesco a stapparlo o se devo bestemmiare. Era un rischio, ma noi dovevamo correrlo. Va bene. Io adesso, per sì e per no, questa io la schiaffo. Ecco. Mi piacerebbe attaccare a muro. Quindi usiamo le mani e già torniamo ai sistemi Masai. Va bene. Non va bene. Non va bene. Lo devo togliere, è troppo. Questo cemento si indurisce già, quindi va tolto. Ed ecco che combiniamo schifo. Ed ecco lo schifo, la prima cementazione ha fallito. Il telefono. La prima cementazione ha fallito. E noi andiamo sapientemente a rimuovere. Riproviamoci. Riproviamoci questa volta con più velocità. E con meno cemento. Ecco, perché questo cicoso deve entrare dentro. Ecco come deve fare. E poi io devo sbattere il cemento dentro. Come faccio a mandarlo là dentro? Io non ci riesco. Forse intanto qui da sopra riesco. Usando le mani. Sto facendo uno schifo. Ma come cazzo si fa? Ecco, così. Bene, intanto lo scopo è tenere fermo tutto l'apparato. Va bene, come al solito ci finisce usare le mani, io lo sapevo, perché non c'è verso, anche con le mani, vedete? Io prendo il cemento con le mani e lo tiro e ottengo un ottimo risultato. Ottengo un ottimo risultato, vedete? Cementando con le mani. È bellissimo. Questo cemento che non aderirà manco per il cazzo, io già lo so, però diciamo che per adesso noi ci accontentiamo. La malta cementizia. Guarda, i buchi qua sono liberi, qui è libero, qui è cementizio. Chi lo sa se abbiamo ottenuto qualcosa, io non lo so. Di sicuro abbiamo ottenuto un macello qui. C'è un macello. Abbiamo fatto un macello. Abbiamo sprecato un sacco di cemento. E lo so che i lavori non si fanno così. Ora bisognerebbe in qualche modo pulire questo schifo. Con la tecnica Masai. Abbiamo cementato con la tecnica Masai. Con la tecnica della devastazione. Va bene. Noi vediamo se riesco a dare una pulita qua, va. Beh, oddio, non ho sporcato neanche tanto. Pezzo di tubo. Tubi. Cemento ovunque. E vado a lavarmi le mani. L'immondo troiaio continua. Continua con la luce staccata e gli UPS accesi, perché è il momento di risolvere questo troiaio. Bene, non c'è corrente,
provato con il cercafase, stacco anche qui, che è la luce che va sopra, stacchiamo questo, stacchiamo questo con odio e stacchiamo la messa a terra, che infileremo bene. Ecco fatto. Questo è un troiaio che, allora, ribadisco, qui non ho corrente, doppio test, non ho nulla, e qui non ho nulla perché ho staccato il contatore centrale. Bene così. Ora castriamo questa fascetta e ora questo cavo io li taglio perché mi sono rotto il cazzo. Questi vanno ficcati bene, vanno passati bene, vanno passati bene qui e sotto, quindi sotto questo cavo. Non posso togliere per ora. Va bene. E questo è libero. Ora questo uscirà qui così, leviamo dal cazzo e mettiamo qua. Questo finisce qua. Questo ci va sopra. Ci va sopra schiacciando entrambi. E direi che è perfetto. Devo logicamente abbassare un po', ficcare questa matassa, che ora taglierò perché mi sono rotto il cazzo di avere 2 metri. Ecco, vaffanculo. E questa finalmente entra lì, ma farò più spazio tagliando anche questo pezzo, che è assolutamente inutile. Oh, ora sì che possiamo fare passare i cavi per bene qua. Se passassero, maledetti, maledetti. E ora abbiamo, i tubi passati discretamente bene. Questo dovrebbe andarsene a fare in culo di là. Questo dovrebbe girare da questo lato. Ecco. Questo dovrebbe andarsene qua. Il tubo grigio dovrebbe starsene a fanculo là dietro. E ho passato i cavi, non solo, ma sono anche ficcati. Sono anche ficcati. Quindi qui si può cementare, chiudere, cosa che ora non posso fare, ma soprattutto io posso abbassare questi cavi usando una pezza impropria. E questi sono i cavi che, sì, faranno una curva, ma purtroppo non c'è molto da fare. Ora a questo punto qua si può mettere a posto. E siccome non posso adesso cementare, io intanto ricollego al volo, perché gli UPS piangono. Ok, quindi qua e qua, perfetto. Quindi abbiamo la massa, la lasciamo da parte. E qua c'è il troiaio, però non possiamo farci niente. Va bene, quindi questo qua e glielo ficchiamo. Purtroppo sto usando le mani incrociate al contrario. Ecco, e questo qua. Ora qua c'è un troiaio, ma questo si risolverà facilmente staccando l'interruttore così e lavorando da questo lato dell'impianto. Mentre qua abbiamo una vaccata di messa a terra, anche questa sarà sistemata meglio in futuro, in un futuro molto prossimo. E ora attacchiamo questa merda. Questa merda. Guardate che schifo. Che schifo. Io mi pento, mi pento. È temporaneo e per ora va bene così, perché adesso ho bisogno della luce.
Perfetto. Ora l'impianto è collegato, i fili sono passati, i tubi sono passati, vaffanculo. Ed ecco lo schifo. Però comincia a prendere forma, una forma di vita. Devo ancora togliere schifo da terra. Devo eliminare questo troiaio. E questo. Oh. Ma adesso funziona. Proviamo il salvavita. Gli innumerevoli UPS scattano. Riarmiamo il salvavita. E riattacchiamo. Sì, lo so, è al contrario. Perché pende da questo. Questo mi spiace perderlo. Perché seziona il piano di sopra, seziona la cucina e limita l'utilizzo a 2 kW, così praticamente non devo mai scendere al piano terra a staccare il contatore per consumo esagerato. Lo so che è antico, ma funziona perfettamente. È tarato perfettamente, ma lo leverò dal cazzo, così come questa contrazione di vomito e schifo che dovrebbe accendere un condizionatore che mai uso. E tutta questa parte di impianto sarà totalmente eliminata perché è uno schifo. E come vedete è tutto uno schifo. E io spero di risolvere tutto questo schifo. Un altro troiaio semi-definitivo, ma in realtà non è per niente definitivo, giusto per vedere come passano i cavi. Ora questo deve entrare qui, anziché andare così. E poi questo va sostituito perché il cavo che va alla cucina ed è molto sottile e se ne va di là. È un troiaio. So di avere fatto un lavoro del cazzo, ma per adesso va bene così. Così tengo fermi i tubi, posso poi rifilarli, posso completare, posso stuccare, posso togliere queste cagate e togliere lui. Passare tutto per bene qui dentro con una canaletta, qualcosa, si vedrà. Però per adesso è così, perché comunque è un lavoro, sì, fisso, ma provvisorio, perché tutta questa stanza andrà prima o poi rifatta, quindi è inutile fare una cosa, diciamo, più migliore. Per adesso va bene così, qua stuccherò con lo stucco bianco e vaffanculo, ci metto lo stucco bianco e vaffanculo. Potrei effettivamente aggiungere un po' di cemento, ma per adesso me ne sbatto. Tutto sommato non è male, è da rifinire sicuramente, però va bene, non mi dispiace. Sarà passato un po' di bianco, saranno stuccati tutti i buchini, le cose, le fessure e soprattutto sarà passato meglio questo impianto elettrico che per adesso è così, appeso, ma va bene. Per ora va bene, dai.